Allora, il libro si intitola Un gusto superiore perché in realtà è il titolo di un disco fatto da Claudio Rocchi con Paolo Tofani. Tra l'altro, per gli amanti di Claudio Rocchi, questo è un periodo di anniversario importante. Oggi è un anniversario importante anche per gli amanti di Battisti, quindi comunque c'è questo riferimento al passato. Claudio Rocchi c'è anche proprio in copertina del libro. Io ho cercato di fare un percorso dal beat al beat, quello inteso proprio come beat del computer, attraverso vari modi di esprimere un commento sonoro importante intorno al testo, quindi non la solita figura del cantautore che gira tutto attorno al testo, ma una forma diversa, un modo diverso di fare il cantautore con delle ambizioni musicali alte o di sperimentazione. Ci sono nomi molto conosciuti, prima citavo Battisti, ma c'è anche Dalla, c'è tantissimo Battiato, che è un po' un altro dei nomi che è bello ricordare se si parla di sperimentazione intorno alla forma canzone. Però ci sono anche nomi molto sconosciuti. E diciamo che ho cercato di fare un percorso che mettesse insieme talenti differenti, accomunati però dalla ricerca di profondità e di un'ispirazione un po' differente, di gusto superiore, per dirla col titolo. Spero che lasci della curiosità di andare a fare degli ascolti, della curiosità anche di contestualizzare gli autori all'interno di una certa formula di società basata sulla libertà, sull'interazione, su una grande voglia di dialogare. Questo è un mondo oggi in cui si sono alzati tantissimi paletti, tantissimi muri, c'è tantissima aggressività. Questi sono dei musicisti che hanno creduto e credono tuttora di poter fare dell'arte una forma di libertà espressiva e di ricerca. E poi nella libreria Il Catalogo, che è una libreria che appunto si ispira un po' al catalogo rossiniano, Madamini il catalogo è questo, però è anche proprio il catalogo del libro che si presenta insieme ad altri libri. Anche il mio, in fondo, è un catalogo di musicisti accomunati da una certa autoralità. Non dimentichiamo che è del territorio anche la casa editrice che pubblica il libro, che è Edizioni Crack, che è appunto legata a questi posti.